Cari amici vicini e lontani, come diceva Nunzio Filogamo, esattamente, il famoso Aramì dei quattro moschettieri, ce lo ricordiamo benissimo perché io ero abbastanza giovane, ma ancora lo andavo a sentire quando presentava delle trasmissioni nei vari centri balneari o sciistici. Ci troviamo oggi a fine ottobre del 2775, dalla nascita di Roma, nostra vera patria, ad affrontare uno dei grandi temi sia della storia che della geopolitica. Ricordiamoci che la geopolitica è in realtà storia, e storia vista nell'ottica più concreta possibile, quella dei popoli, quella dei confini, quelle delle regioni, quelle dei conflitti naturali e spontanei. E ci troviamo ad affrontare questa situazione nel pieno di una crisi politica che riguarda prevalentemente il sistema occidentale piuttosto che quello orientale, intendendo per sistema orientale quello retto. Ti posso interrompere un attimo? Allora qui vediamo il vero, unico e insostituibile Giorgio Vitali, che reduce da malattie di ogni genere, finalmente oggi ritroviamo qui nel solito posto dove di solito facciamo le registrazioni. E quindi ecco, questa è l'immagine di Giorgio dell'amico, Vitali, sanificato. Chiamatelo anche Redivivo, così siamo a posto. Sì, ecco, hai detto bene. Allora, scusa, è un Redivivo per modo di dire, comunque, andiamo avanti. Continua, dai. Allora, ripeto, ci troviamo nel vero autentico occhio del ciclone, laddove tutti i servi più o meno prezzolati e più o meno idioti di questo sistema si sbellicano nel dichiarare che loro sono sempre stati occidentalisti, filo-europei, di un'Europa occidentale, euro-occidentalisti. Su base militare NATO. Ecco, euro-natisti. E ovviamente le opposizioni sono pochissime, però le opposizioni hanno perfettamente ragione. Un esempio di mediazione è stata data in questi giorni, niente po' di meno che da Berlusconi, che è un uomo che la sa lunga, molto lunga, ed è veramente l'unico uomo a statura internazionale che c'è in Italia. Anche se è emerso, come dire, da un certo limbo in cui la politica, soprattutto quella ecclesiastica, l'aveva messo, e il quale ha approfittato della sua riemersione, della sua reintroduzione al Senato per rilasciare una mezza dichiarazione che poi si accompagna ad altre dichiarazioni. Ricordiamoci che Berlusconi è un personaggio notevole, anche perché pochi si ricordano che Berlusconi, nella famosa manifestazione avvenuta in Italia, fece stringere la mano tra Putin, tra un riluttante Putin e un Bush che stava conquistando bellicamente, con le armi di distruzione veramente, perché aveva provocato milioni di morti nel mondo islamico, stava mantenendo e contenendo le ricchezze che appunto si celano nel mondo islamico. E questo è un fatto che pochissimi hanno ricordato, però ovviamente per lui sono l'elemento cardine. Cioè lui ha sempre, anche quando era capo del governo, si è sempre mosso in un'area di interlocuzione sia con la Russia che con gli Stati Uniti, che mi sembra la soluzione migliore, più intelligente. Oggi ci troviamo in una situazione in cui la ineffabile Meloni, vincitrice di questa strana competizione, perché è associata all'Aspen Institute, ricordiamone che è la vicepresidente.
quindi è difficile che abbia vinto le elezioni, avrebbe potuto vincere le elezioni qualora non fosse stata associata a questa caritatevole organizzazione. Ci troviamo. Socio onorario è il signor Trementi, perché lui ha tre cervelli, Trementi. Socio onorario, è stato presidente per non so quanto tempo. Allora, queste organizzazioni che sono l'espressione più chiara della globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione? E cerchiamo di venire al dunque. È un'organizzazione di sottoorganizzazioni, prima e soprattutto al di sopra delle nazioni, perché la globalizzazione parte da una concezione di lor signori, cioè dei padroni del mondo, che devono negare le esigenze dei popoli. È lì il punto cardine. Quindi tutte queste organizzazioni sovranazionali, nelle quali troviamo sempre ai vertici esponenti al servizio di lor signori, di lunga dinastia, di grande esperienza e di grande volontà di dominio, che appunto non a caso sovrastano le nazioni, perché devono sovrastare le nazioni. Allora, mentre quando parliamo di ideologia sovranista, non è quella che intendiamo noi, è quella che intendono loro. Esattamente. Loro sono sovranisti perché sono gli eredi dei sovrani, o comunque i sovrani tuttora in carica, come era la regina Elisabetta. Esattamente. Quindi è molto importante il riferimento alla regina Elisabetta, perché io ritengo che l'implosione che c'è stata in Inghilterra, che corrisponde alla sconfitta di Macron, cioè del banchiere Macron, del portavoce degli interessi bancari dei Rothschild, alla vittoria della fazione francese, diciamo, sì, francofona, ecco. Sì, cari amici, voi vedete che io faccio così, ma non è perché a voglia ci sono di respirare, ma perché sono sovrastato dalle mosche. Allora, perché qui sopra di noi c'è sempre il signore delle mosche, ricordatevi sempre che il grande libro che ebbe il premio Nobel, Signore delle Mosche. Quando il Nobel ancora aveva qualche valore. Sì. Sempre ha avuto scarso valore morale, perché il signore delle mosche, realizzato col tritolo e con la dinamite, sì, non è che sia molto, diciamo, esattamente, però si è riscattato, diciamo, sì, così. Sì. Tra l'altro ha fregato il Nobel a un italiano, ricordiamocelo sempre, E lì tutto il discorso si potrebbe fare nei termini di storia della medicina, potremmo farlo quando vogliamo. Torniamo al discorso fondamentale. Siccome a noi ci interessa di sottolineare gli aspetti reali, concreti, che stanno alla base di queste vicende, e non sono quelli che raccontano loro signori, e men che meno le teste di cazzo che ci tocca vedere giornalmente alle televisioni, dove raccontano le peggio idiozie. Mentecatti. Le peggio idiozie. Già un disvelamento è avvenuto, perché la verità sui vaccini è uscita fuori. Quindi che qui c'è un elicattero che non è sufficientemente fotografa anche l'irruzione del cemento dentro il parco. Quello di cui abbiamo parlato prima. Allora, il punto cardine, come dicevo, è questo. Stiamo vivendo un momento particolare, perché quando assediato dalla NATO Putin ha deciso di intervenire, i suoi strateghi, che non sono gli ultimi venuti, e ne ha sentito, no, ne ha risentito qualcosa. La cosa che oramai appare evidente è che è partito con una modalità di attacchi parziali e gradualmente crescenti, come esito di percezione da parte della popolazione e anche della dirigenza ucraina. Sì. Perché finalmente quello che era una lotta sotterranea che durava dal 2000
e 10 più o meno? Da quando, dalla caduta del muro di Berlino. Sì, ma quando cioè, no, chiariamo queste cose. No, ma soprattutto dal momento in cui gli Stati Uniti hanno fatto il colpo di Stato in Ucraina e hanno sostituito il governo legalmente eletto a quello voluto da loro. Questo non lo dice mai nessuno di quei teste di cazzo che parlano ai telegiornali o nei giornali. E non dicono anche che con quell'operazione che fu fatta nel momento di massima debolezza... Ti ricordi la biondona, no? Capelli neri. Aveva i capelli neri la fanciulla, sì, che sembrava bionda. E quest'altro uguale. Vorrei che ci mostrasse l'uccello per capire chi è. Vabbè, o anche il deretano, perché non si capisce, il ballerino, non sappiamo bene chi è. Comunque, a parte questo discorso... Gli idioti non capiscono perché non sanno, e non sanno perché qualora sapessero non capirebbero. Comunque non capirebbero, certo. Non hanno il lettore, non hanno il lettore. Esattamente. Vedono gli avvenimenti, li capiscono magari sotto, ma è molto difficile. Sulla superficie, ma quando devono entrare nel dettaglio il lettore non legge più. Esattamente, esattamente. Torniamo al nostro discorso. Sembrava, e che qui c'è un bellissimo video di Arnaldo Vitangeli, lo potete vedere tranquillamente su internet, in cui descrive oltretutto le cose che hanno avuto il coraggio di dire in Occidente. Sono arrivati perfino a dire che Putin si era preparato a scappare. Laddove è vero. L'idiozia totale di non sapere due cose. La prima è che esistono le premesse ideologico e culturali della geopolitica che stabiliscono un elemento fondamentale, lo scontro costante fra il mare e la terra. Laddove se la Russia è considerata la preponderanza terra, fra la l'ammiragliato, diciamo così, sì, è il dittatore tedesco, diciamo, col cappello, sì, in testa, no? Con l'uncino sopra. Con l'uncino, soprattutto l'uncino. Nel 1919 è stato costretto a girare quell'elmo con l'uncino per metterselo dietro. Vabbè, comunque, è anche questo un dato di fatto piuttosto interessante. Non si tiene presente che se l'America è un continente, tenendo conto però che il Sud America è già completamente staccato e nemico dell'America del Nord. Ma tutto quello che cazzo gli hanno combinato negli ultimi due secoli, basta ricordare quello, insomma. Esattamente. No? In particolare dalla guerra ispano-statunitense. Esattamente. Per Cuba, no? Sempre per il discorso. A cominciare da Cuba, certo. I Caraibi, per Cuba. Finire alle Filippine. Sì. E rompere i coglioni al Giappone. 1898, anche Cuba, hanno rotto il cazzo pure lì. Esattamente. Ma non nel 1960 con la Baia dei Porci. Sì. Il discorso è sempre lo stesso. Sì, quelli non muovono mai, ma quello glielo devi sempre solo mettere in culo, perché solo così si calmano. Esattamente, esattamente. E adesso stanno venendo ai patti anche loro. E stiamo aspettando una data fatidica, che è la data dell'8 novembre, perché ci sarà anche lì un cambiamento epocale. Allora vedremo che non è Putin che scappa, ma vedremo che ci sono i soci dell'attuale Presidente della Repubblica statunitense a scappare, e non so dove potrebbero rifugiarsi. Ricordiamo ancora che nel concetto della geopolitica questo scontro prevede lo scontro tra continenti. Allora la Russia di oggi, come la Russia di ieri, è un continente, è grande quanto un continente. Allora, parlando di geopolitica, bisogna ricordare gli antefatti, perché dagli antefatti si possono poi dedurre delle considerazioni e poi anche delle decisioni, degli obiettivi. Sì. No? Allora, bisogna ricordare sempre che la Russia, ante rivoluzione, prima del 1917 e di tutto quello che è successo
poi successivamente la Russia comprendeva anche l'Estonia, Lituania, Lettonia, esatto, Finlandia, Polonia, esattamente, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi quando i russi dicono cazzo io mi sto riprendendo quello che è mio, non è che dice una cazzata Putin, dice esatto, quello che è vero. Esatto. Quindi, e quelli furono sottratti proprio grazie alla vittoria, una vittoria che fu un tranello, perché la vittoria della Germania, sì, chiamiamolo Germania, direi più che Germania, dei militari tedeschi, certo, certo, nel 18 che conquistarono diciamo la parte orientale, cioè sì, orientale delle loro linee di militarizzate, esattamente, diciamo, ecco. Lo Stato Maggiore tedesco si è imbaldanzito dalla vittoria sullo zar, che non era attrezzato come l'URSS di Stalin e non era così spietato come l'URSS di Stalin, imbaldanziti da questa vittoria, ottenuta anche grazie alla rivoluzione di un loro associato. Volevo parlare di quell'amico che fa il giornalista che non sapeva dei treni piombati, dei vagoni piombati, di cui ho fatto vedere il libro. Oh, e cazzo. Ecco, allora, grazie a questo personaggio che poi è diventato. Lì sta il gioco del bolscevismo. Il bolscevismo è quello. Prima doveva favorire. E poi in un secondo tempo erano i bolscevichi quelli che si sono arresi all'Occidente, certo, quando è caduto il muro di Berlino. Certo. Non è certo Putin. Bravo, è proprio lì la differenza. Bisogna sempre sfogliare tutte le varie pelli che compongono l'epidermide. Esattamente. Perché al di sotto delle 5-10 strati di pelle emerge la verità più consonante. Esattamente. Quindi i bolscevichi, dopo aver fatto un casino del loro paese, si sono dovuti arrendere a una potenza superiore. Qual è la potenza superiore? L'ammiragliato. La potenza americana, che certo, associava due cose fondamentali: il liberalismo e lo sfruttamento. E il consumismo in generale. Il consumismo e lo sfruttamento dei popoli sottomessi. Sfruttamento ereditato dalla tradizione inglese. Questa è la realtà. Oggi la ricordiamoci sempre Charles Dickens, che sì, raccontava dei bambini in miniera a 5 anni. Esattamente, esattamente. Che è durata un'epopea. Esattamente. È durata un'epoca proprio. E lì la ribellione degli irlandesi, ricordiamoci. Cioè, la nascita dei sindacati. Esattamente. La nascita dei sindacati e questi bambini che a 5 anni, nudi, perché non avevano i vestiti, non si potevano vestire perché non avevano la possibilità di cambiarsi, che trasportavano dei secchi pieni di terriccio carbonifero, ricco di carbone o che sia. Detto questo, che a me sembra la cosa più importante, dobbiamo aggiungere che, approfittando del crollo dell'URSS, che viene identificato come crollo del muro di Berlino, che cosa hanno fatto? Hanno impoverito la Russia, che ha dovuto accettare non solo dell'Ucraina. Ha dovuto accettare perché oramai era allo stremo, la fame era dilagante. Comunque sì, la classe dirigente l'ha accettato. Insomma, cioè, ha dovuto. Allora, si può anche fare il contrario. Certo. Ha dovuto accettare non solo l'Ucraina in quanto tale, ma l'estromissione di altri territori che sempre sono stati russi, abitati da popolazioni russe che vogliono comunque in ogni caso essere legati alla madre patria. Punto e basta. Ecco il motivo della riconquista della Crimea e dell'Ucraina dell'est, diciamo, le regioni dell'est. E ricordiamoci che l'Ucraina, assieme alla Crimea, è stata difesa con l'unghie e coi denti all'epoca 1854. Esattamente, 54-59. Sì. La carica dei 600.
Balaclava. Esattamente, la carica di balaclava della cavalleria leggera, che poi è diventato un mito, non si sa che cazzo. No, serviva l'eroe. Esattamente. Serviva l'immagine dell'eroe. Tant'è vero, Errol Flynn. Per rendere, diciamo, accettabile dell'opinione pubblica quella carognata che avevano fatto nei confronti dei russi, che erano stati assaliti senza nessuna ragione. Beh, sì, c'era il conflitto con la Turchia, sì, ma era un fatto loro. Sì, erano cazzi loro. E l'Occidente ne ha approfittato per impossessarsi di quell'area. Certo. E oggi quell'area comunque sfugge all'Occidente, perché la grande abilità della Turchia, e qui ritorniamo alla geopolitica, che cos'è la Turchia di oggi? La Turchia di oggi è l'erede diretto dell'impero romano, dell'impero romano d'Oriente, certo, che non a caso è durato parecchio tempo, diciamo così. È un 1400 anni. Esatto. Allora voi capite bene che non si può mettere in disparte un personaggio come l'attuale presidente della Turchia, il quale, vedete, sta sì nella NATO. Ma per cazzi suoi. Per cavoli suoi. Ma in realtà, ricordiamoci che nella NATO ci stava anche Putin, ricordiamocelo, ma fa una politica che è la politica vera della geopolitica di un grande statista. La Turchia è una grande potenza, è riemersa grazie, soprattutto grazie a questa crisi, e oggi i conti non si possono più fare senza tener conto della Turchia. E su questo ci fermiamo, perché, vi ripeto amici, andate a vedere la descrizione della lenta graduale fuga delle tante potenze mondiali, prima asservite agli americani, e oggi che si stanno allineando tutti con le posizioni di Putin. Detto questo, voglio far vedere alcuni libri. Il primo libro, che per noi è il più importante, è questo. Sono due vecchi libri. Uno è stato pubblicato nel 1926. Luigi Valli, oltre a essere stato un grande critico di Dante esoterico, è stato ministro della pubblica istruzione in epoca in cui i ministri non erano i cialtroni di oggi. Io me lo ricordo il nome. Luigi Valli. Grande poeta e, come vi ho detto, ministro, in un'epoca in cui i ministri della pubblica istruzione contavano qualcosa, non erano quelle baldracche che ci sono state adesso. Il secondo è importantissimo, il libro è stato scritto, mettilo dritto, le 100 famiglie che comandano l'impero. Oh, attento, è stato scritto nel 1942. Le 100 famiglie sono quelle che comandano la NATO oggi, c'è scritto tutto qui. L'antitesi, cari amici, è questa: tra i popoli che hanno diritto alla terra e le 100 famiglie che comandano il mondo attraverso le armi. È così chiaro. E più, tra queste 100 famiglie ovviamente bisogna anche aggiungere il papato, perché obiettivamente ha sempre fatto parte dei loro. Beh, qui bisogna avere le idee chiare su questo argomento. Tant'è vero che abbiamo oggi al Parlamento italiano duplice espressione. Teodosio, quando emanò la famosa legge che nominava la religione di Stato il cristianesimo, l'ha fatto non perché era un ben pensante, l'ha fatto perché volevano spartire il potere con quello laico, volevano spartire il potere gestendo il loro business, perché già allora erano talmente ricchi, avendo sottratto le ricchezze all'impero, che potevano comprare chiunque
manipolare chiunque. Esatto, e questa dualità, per nostra disgrazia, è sempre rimasta. A tutt'oggi, con la scomparsa di una potente forza laica, la politica, la vera politica italiana, è completamente in mano alla politica estera del Vaticano. Basta vedere gli ultimi governi eletti su Placet, della Villa del Nazareno, degli Gesuiti e così via. Del Cristo Re. Ricordiamoci sempre le due personalità che sono ancora presenti e continuano a rompere i coglioni. Il primo è Mario Draghi, uomo bancario ma in realtà gesuita. No, ricordiamo sempre che i gesuiti non è che debbano prendere per forza gli ordini, sì, possono rimanere gesuiti laici. Esattamente, come tutti questi. E quindi questa è una metamorfosi, è una modalità di diciamo imperscrutabilità del sistema gesuitico, non riesci a capire chi c'hai di fronte. Esattamente, ma noi sappiamo da dove proviene e sappiamo perfettamente chi è. Ci puoi essere delle forme diverse, noi sappiamo dalla storia dell'Opus Dei, autentica filiazione dei gesuiti, come va la situazione e come veramente il papato comanda oggi. Poi abbiamo un'altra cosa importante che i nostri amici devono capire, se no non si capisce mai. Chi è questo personaggio inventato a suo tempo, imposto come capo di governo e oggi di nuovo rieletto a rompere i coglioni al Parlamento? Chi è questo Giuseppe Conte? Un uomo creato da Villa Nazareth. Una struttura simile all'Opus Dei. Infine c'è un'altra considerazione, cari amici, che vi voglio fare perché i nostri amici, se sono laici, riescono a capire in che mondo viviamo. In questi ultimi anni Piazza San Pietro era sempre semivuota. Una scusa è un'altra, comunque l'interesse per le parole del Santo Padre scema sempre di più. Esatto, se non che l'altro giorno, stranamente, almeno per me, che ho avuto l'illuminazione, questa piazza era strapiena di gente. Chi erano questi? Chi erano? Io non lo sapevo, non l'ho saputo. Chi potevano essere? Gesuiti. No, altri, ma sempre di quella razza lì. Comunione e liberazione. Ah, tirteli buono, ti regalo. Ti hanno riempito. Vabbè, te credo, già solo i capi d'azienda che partecipano a Comunione e Liberazione attraverso varie collaterali e quant'altro sono oltre 32.000. Già i dirigenti. Quindi ricordiamoci esattamente. O i proprietari delle aziende che aderiscono. Cos'è il potere clericale oggi, che non è più quello di un prete con la tonaca che impartisce la santa benedizione e condanna i reprobi, è un'altra organizzazione prevalentemente laica, e quelli con la tonaca sono altra cosa. Su queste cose dobbiamo avere le idee chiare. Tutti interessati, noi che siamo laici, a Comunione e Liberazione sono tutti interessati all'economia. O tutti. Personale o generale. Esattamente. Quindi quando stanno lì vuol dire che stanno lì per cercare a fare qualcosa. Esattamente. Adesso dovevano festeggiare il fondatore, che poverino, vedi caso, è andato in paradiso. E infatti il Papa l'ha fatto beato a braccia aperte. Sì, sì. Adesso ci sono altre cose, però prima di intervenire su questo voglio far vedere un'altra questione, perché voglio che gli amici si ricordino o abbiano presente che nell'ambito di questi dibattiti che ci sono stati di recente c'è un grande dibattito che c'è stato però relativamente a questo. Ah. Questo è un testo del 1914, è stato pubblicato nel 1914. E l'intervento è molto interessante, le persone dovrebbero rendersi conto di cosa significa un dibattito vero,
che è accompagnato di un altro, tu direi quanti documenti ha? C'erano tanti. Questi sono documenti rarissimi. Questo niente un po' di meno che di Salvatore Barzilai, che conosce la storia d'Italia, conosce perfettamente chi è questa gente. Nel 1906, Camera dei Deputati, 1906, discorso tenuto alla Camera dei Deputati. Sì. Su queste cose io non mi soffermo. No, quello che bisogna dire come chiave di lettura ogni tanto a chi ci ascolta o ci guarda è che gli eventi che apparentemente non hanno alcun significato per la massa della gente, in realtà se uno ha una stratigrafia temporale, esatto, che esatto, cresce da, nel, anno dopo anno, giorno dopo giorno e così e via, c'è un sistema di interpretazione, crea appunto quell'humus da dove poi scaturisce l'idea successiva, cioè quella, certo, che poi porta delle soluzioni a tutte le tematiche che si sono esaminate nel corso degli anni. Quindi chi ha questa capacità di avere questo humus consolidato oramai da decenni o anche secoli di conoscenze può recepire quell'evento apparentemente insignificante che invece va a fare la ciliegina sulla torta di tutta una serie di eventi che di per sé non significa niente, ma che fa parte terminale di una torta che invece è importantissima. Se il sistema è visto nell'ottica vera, reale, l'interpretazione vista nell'ottica, ti metto lo schema mentale della geopolitica, si capisce tutto. Salvatore Barzilai, perché ho fatto vedere questi due interventi? Perché la discussione sulla triplice alleanza, che poi ha anticipato l'entrata in guerra dell'Italia contro gli stati centrali, è lo stesso discorso che avviene oggi. Cosa dobbiamo fare? E qui Salvatore no, quale Barzilai, posizione bisogna prendere fra Putin e l'atlantismo? Esattamente. E anche lì è sempre la stessa posizione. Esattamente. Sono passati 120 anni, ne che non è cazzo, niente nell'ambito del, se noi partiamo dal presupposto della storia di Roma e della storia dell'Impero Romano d'Oriente, vediamo che 100 anni sono nulla. Ma c'è qui una cosetta che voglio leggere. Scrive, dice Barzilai, fino al 1910 e 1917, senza raggiungere certo che sarebbe ardua impresa l'importanza dell'armata inglese, l'armata tedesca avrà enorme incremento continuo. L'Inghilterra, dall'altro lato, è nazione essenzialmente pacifica, dice Barzilai, alla faccia. No, viene a partire dal 1650, appena finite le guerre fra Repubblica e Regno in sì, Inghilterra, certo, di oddio, sì, come sì, si chiamava? No, le guerre di acquisizione e la nascita, il presidente, come si chiamava? La nascita del Regno Unito. Come si chiamava? Rivoluzionario inglese. Orwell. No, no, scusa, Orwell. Cromwell. Esatto. Allora, Cromwell è lui che ha unificato. È lui che ha conquistato in nome dell'eresia la cattolica Irlanda, sì, e la cattolica Irlanda è rimasta ancora nemica di quella certo, tipologia di Inghilterra. E Cromwell ha creato, appena dopo Cromwell, la riconquista da parte del potere monarchico sulla sì, Repubblica, ha permesso poi la creazione della compagnia dei corsari di Ventura, della compagnia delle Indie, esattamente, eccetera eccetera eccetera, tutti questi compagnoni della chanson, tutti uno più infame dell'altro, esatto, più belligerante dell'altro, esattamente, di cui eredi sono i grandi, ne abbiamo fatto un aspetta video qua, aspetta che è successo qua? Ah, ecco, ok, aspetta, ah, si è interrotto perché ha raggiunto la mezz'ora. Andiamo allora avanti. Niente, abbiamo perso qualche minuto. Un minuto. Vai avanti? Sì, sta andando avanti. I cui eredi. No, sì, quali? Perché qua non lo sanno. Diteci, allora, ripetiamo. Gli eredi di Cromwell. Di Cromwell e dei pirati che hanno arricchito
la regina vergine. Bravo, che è rimasta vergine per 87 anni. Esattamente. Però c'aveva una ventina davanti. Esattamente, virgo prudentissima, direi. Sì, e... sotto il profilo dell'immagine specchiata. Allora, questa virgo aveva tutti questi personaggi, tra cui spiccano appunto soprattutto i pirati, Morgan, il famoso Morgan, o l'amante della regina stessa, di cui adesso non ricordo il nome, un bellissimo film con Errol Flynn, me lo ricordo benissimo. Tutti questi hanno avuto come eredi negli Stati Uniti, e ne abbiamo fatto un video, chi? I fabbricanti, i proprietari delle ferrovie. Vabbè, quello però 200 anni dopo, però certamente la conquista del West dovuta ai padroni delle acciaierie. Esattamente, acciaio, ferrovie, massacro di Pelerossa, vittoria del nord sul sud, vittoria del nord all'acciaio, sul sud, legata soprattutto alla fabbrica dei fucili. Certo. E come ripeto, strage di bufali. Dice, ma questi che cazzo facevano? Uccidevano i bufali. E da mangiare agli operai della ferrovia, dicevano. Esatto, e per far morire di fame i Pelerossa. Certo. Torniamo a noi. Salvatore Barzilai. L'Inghilterra dall'altro lato è nazione essenzialmente pacifica e lo ha dimostrato rovesciando i conservatori per punirli della guerra del Transvaal, facendosi banditrice. Il Transvaal è la regione del Sudafrica, ricordiamoci bene, che fu teatro di una strage, perché appena si sparse la notizia della scoperta di miniere di diamante, che erano poi diamanti presi dagli inglesi, mandate dai loro correligionari in Amsterdam, e quelli che fanno... Che ancora adesso è l'impresa leader al mondo. Esatto. Nel trattamento delle pietre preziose. Ma non è solo le pietre preziose. Chi è che fissa il prezzo del petrolio e del gas? Amsterdam. La borsa di Amsterdam. E queste cose dobbiamo dire... Sempre la compagnia delle Indie. Sempre loro. Allora... La Russia vende il gas allo stesso prezzo perché rispetta i contratti. Sì. Poi i signori di Amsterdam triplicano il prezzo. Di più, anche di ecupola. E oggi i governanti italiani litigano tra di loro per dire se si deve... No, ma il bello è che il petrolio... Non sanno più dove stivarlo. Sì. Il gas, non sanno più dove cazzo metterlo. E litigano tra di loro. E c'è la Germania che è in crisi, che non sa come fare per cercare di smaltire. Esattamente. Questo ma l'Italia è uguale. Sì, uguale. Ma queste cose non si possono dire. Il bello è che l'ENI ha venduto più gas di tutto il resto in giro per il mondo. Esattamente. È stato il secondo. Infatti ha guadagnato miliardi. 7 miliardi di allora, euro. Allora noi queste 7 miliardi di euro. Sì, noi queste persone qui, che gli facciamo quando li prendiamo? Seviziamo. Gli facciamo un bagno in una cosa di petrolio, così si puliscono una volta per tutte. Ecco, ma a testa in giù però, col sistema dantesco. Allora, tanto buona è l'Inghilterra che si è ribellata alla classe dirigente. Quale classe dirigente? L'abbiamo detto. Perché la guerra è stata fatta nel Transvaal? Perché i boeri olandesi avevano, però olandesi contadini che avevano lasciato l'Olanda 200... Perché perseguitati. Esatto. Avevano trovato appunto le miniere di diamanti. Quindi anche in Inghilterra la rivolta popolare c'è, è sempre presente. Perché? Perché quelli che comandano sono le 100 famiglie. Facciamolo vedere di nuovo. E oggi che cosa succede? Succede che sono tre governi favorevoli alle 100 famiglie che cadono immediatamente. Ma sono le 100 famiglie, ricordate che l'ultimo governo ha fatto una cosa eccezionale, ha ridotto le tasse a chi?
alle 100 famiglie. Ok, questo significa conoscere la geopolitica. Concludo. No, ricordiamoci sempre che in Olanda sta portando avanti un progetto politico sempre dello stesso tenore. Certamente. Perché tutte le più grandi multinazionali in giro per l'Europa stanno mettendo la base fiscale in Olanda. Esattamente. Perché c'è il regime fiscale olandese che premia in maniera assoluta il grande capitale. Esattamente. A danno dei cittadini normali. Fin tanto che c'è quella monarchia. Perché, cari amici, vedete bene che queste crisi di governo in Inghilterra si accompagnano sempre con una fine di un monarca rappresentativo. Per cui chi si ribella o chi si è ribellato o chi si vorrebbe ribellare ha questo atteggiamento, fin tanto che c'è l'amata regina è meglio che non ci muoviamo. E adesso che c'è il figlio, un coglione rarifatto, esatto, rimbambito, esatto, quello che ha tradito la buona, bella e casta Diana, e le cose cambieranno. Concludo questo pezzo dell'intervento di Barzilai. Esse però in questa condizione di economia interna, dopo l'abolizione del dazio sul grano, si trova nella impossibilità di vivere un mese senza che i suoi approvvigionamenti vengano dall'estero. Pare di leggere quello che c'è scritto oggi. Da dove viene sto cazzo di grano? Dalla Russia. O dall'Ucraina. Sì, ma viene anche dal Canada, ricordiamoci. Sì, ma dal Canada. L'Italia è approvvigionata dal Canada. Il Canada è esploso agricolturalmente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quando ci sono andati gli italiani e i francesi, esatto, in particolare. Come francesi, come diciamo, successiva ondata. Certo. E lì conosco tutto, perché ovviamente c'è stata una lotta all'ultimo sangue contro la Monsanto, sì, che voleva imporre ai contadini l'utilizzo dei suoi veleni, ma su questo argomento cerchiamo di sorvoliamo. Dopo l'abolizione del dazio sul grano si trova nell'impossibilità di vivere un mese senza che i suoi approvvigionamenti vengano dall'estero, e l'armata inglese è destinata soprattutto alla tutela dell'alimentazione del Regno Unito. Ora, vedete, cari amici, che ci sono delle situazioni particolari che chi non conosce la realtà e chi non conosce la storia non può capire. Ricordatevi che l'Inghilterra sarà costretta a utilizzare l'armata, contro la propria armata, per garantire l'approvvigionamento del grano agli inglesi. E vedrete cosa sta succedendo. Concludo, perché ci sono tante cose da dire, con questa eccezionale rivista. Del 2009. La rivista del 2009, c'è un articolo interessantissimo di un grande filosofo, Costanzo Preve, morto giovane. 8 anni fa circa. Qui. Vabbè, più di così no. Sì. Storia della NATO e dell'asservimento dell'Europa. Parlare della NATO significa aprire una vera e propria catena dei perché. L'espressione è di Franco Fortini. E ripercorrere la catena dei perché significa inevitabilmente iniziare da un bilancio storico del Novecento. Appena trascorso, secolo breve, 1914-1991. O secolo lunghissimo che sia, 1789-1989. Ma non c'è ovviamente qui lo spazio per argomentarlo in modo soddisfacente. Parte di quanto sosterrò in questo breve saggio di rivista è stato già da me sostenuto in un libro, Confronta Costanzo Preve, La Quarta Guerra Mondiale. Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 2008.
il significato metastorico ideologico del bilancio storico del Novecento e della sua ricaduta teologica.